Allora, come ci si arruola, comandante, nel corpo dei vigili urbani? Nel corpo dei vigili urbani, oramai, che tra l'altro noi comunque sia, anche se vigili urbani, anche se una peculiarità, se una specificità che è dovuta proprio al fatto che noi, diversamente degli altri dipendenti comunali, siamo anche polizia giudiziaria, polizia stradale, prestiamo qualifiche diverse che ci pongono anche rispetto al comune in una situazione abbastanza tipica rispetto, però comunque sia, alla fine siamo dipendenti comunali. Certo, ecco. Certo. Dipendenti comunali, con tutti i dipendenti comunali, c'è una roba per pubblico concorso. Il vigile, quindi non ci sono altri tipi di armas, cioè pubblico concorso, aperto a tutti, è richiesto attualmente per un livello, la categoria C, la categoria più bassa, diciamo, della polizia municipale. Quando chi li stabilisce? Le fa l'amministrazione sulla scorta dei regolamenti e praticamente il concorso le bandisco io sugli indirizzi dell'amministrazione e poi dopo ci sono prove, esami, certo. Cioè, ci vuole il diploma, invece per i livelli superiori non ci vuole la laurea. E non nemmeno anche sui concorsi interni, guarda, ci vuole per la categoria, ecco, gli istruttori direttivi, per capirci, per ci dà prima, per c'è tutta la laurea attualmente. Invece fino a vigile, ausiliari e vigile, ci vuole secondaria, superiore. Okay. Questo è l'esercito, abbiamo anche quello dei contratti nazionali di lavoro, sono i regolamenti, quindi. Certo, ma non ci sono altri di cose, ormai non ci sono questi scartatori di concorso pubblico, sì, che poi di lavoro. Perfetto. Questo. Allora, qual è secondo lei il comportamento etico professionale che un vigile deve tenere durante il servizio esterno? Domanda, come si dice? Non mi risolveri. No, domanda interessante, domanda anche. Domanda. Dunque, atteggiamenti. Anche qui bisogna fare delle premesse. Proprio parlando prima di parlare dei concorsi. I concorsi del vigile sono i concorsi più difficili detti al pubblico impiego. Perché? Allora, il vigile deve avere una conoscenza interdisciplinare che non è propria di nessun altro dipendente del comune. Mi spiego bene. Allora, il vigile conosce, a parte la famosa codice della strada, quindi le norme generali del codice della strada, quindi polizia stradale, diciamo, vabbè, quello che è stato. Però il vigile deve sapere di edilizia, quindi deve conoscere l'edilizia, di commercio, di ambiente, di codice civile, perché spesso poi anche al codice civile, codice penale, codice di procedura penale, codice di procedura civile, via dicendo, e poi possiamo stare fino a giornare la cosa. Quindi, perché tra l'altro le richieste al vigile, spesso e volentieri, sono le prestazioni del vigile, sono esigite all'istante, cioè le spiego. Se uno viene all'ufficio comunale e chiede una licenza edilizia, una permessa a costruire si chiama, praticamente deposita a distanza e l'ufficio si mette a tavolino, quando non c'è l'interessato, studia, guarda, fa confronto con le leggi, col tempo debito, quindi approfondisce le cose e risponde al cittadino dando una risposta più o meno negativa o più o meno così. No, il cittadino dice, quando si trova sulla strada, se si rivolge un cittadino, la risposta deve essere immediata. Gira distante, come si dice questo, quindi prevede anche una professionalità elevata, a parte di tutto sta la professionalità, perché ma non solo sul fatto di magari una contraddizione, ecco, di tutto quello che magari mi ha detto, ci tengo se pochi, ci tengo una risposta subito, oppure deve fare un intervento, cosa deve sapere, dice che fa, non è che dice io intervengo. Se vedo uno che vede un venditore ambulante, adesso dico questo qui, non è che dice adesso sbaglio il libro che le posso fare. Certo. Devo intervenire, devo sapere quello che devo fare. Tra l'altro anche perché giustamente adesso il nostro confronto, sono persone come lei, non so, io senza volete, anzi, c'è un nome che c'è la ragazza di cantare che io credo che molto ma non è stato molto più preparato di me e molto più intelligente, quindi voglio dire è molto saggio, però è dubbio che adesso il confronto che
persone, voglio dire che anche culturalmente hanno un livello differente, non è cambiata la società. E anche in un momento, voglio dire, ecco, quindi noi abbiamo un confronto con queste persone, lei a queste persone non è che gli può raccontare una favoletta, insomma. E spesso e volentieri ti chiamano, noi spesso e volentieri siamo chiamati anche davanti alla cosa, perché magari non si sa queste cose, ma abbiamo anche parecchie denunce, parecchie cose che rispondiamo davanti al tribunale per comportamento, per cose che abbiamo fatto, se sbagliamo o indoviniamo, adesso lo lasciamo aperto questo qui. Quindi, ecco, a base di tutto l'esterno, quindi professionalità che paga una grande preparazione, senza di quella si fa male il vigile. Si fa male, sinceramente male. È difficile, perché questo poi nel corso degli anni, nei comuni piccoli, ma in tutti i comuni italiani, qui parlo anche sindacalmente, purtroppo si cura poco l'aggiornamento professionale delle cose. Noi a fronte dei leggi, io so che serate a studiare tutte le modifiche che hanno fatto adesso che vanno eccetera. Tanto sul nostro lavoro, noi ci rendiamo conto, ma la legge è altro, sta anche lavoro su. E allora mi hanno cambiato l'edilizia, mi hanno cambiato questa, io mi devo stare qui tutte le sere, questo vale anche, fra virgolette, non ultimo, l'ultimo ma primo di vigili, quindi è uguale, qui non è che poi ci sia una cosa differente, perché io magari quando mi vengono qui un servizio mi telefono e dice che devo fare, ma anche meno. Che il vigile se trova lì sulla quale sa che cosa fare. Quindi questo è il rapporto. Oh, poi ci sono i canoni che vanno rispettati, che l'educazione, il buon senso, io uso questo coso, sempre ho detto la cosa. Il buon senso, per me è la, tra virgolette, la norma principale che deve dettare il nostro comportamento, deve essere dettato dal buon senso. Io c'ero un vecchio segretario che diceva sempre, guarda, uno non può conoscere il diritto amministrativo, non può conoscere le leggi, però se applica il buon senso e la logica, no? Dice alla fine le trovi, dottor Tanda, io cita perché sinceramente ormai, e diceva sempre, ne ho fatto tesoro e mi sono accorto che è vero quello che diceva lui. Quindi il buon senso e la parte, l'educazione ce la metto alla base di tutti, questo perché poi l'educazione, però questa educazione è nel bagaglio individuale, certo, questo certo. È difficilmente, non è che se no. Si diventa un ordine di servizio l'educazione, questo vigile c'ha anche delle regole sancite, come si deve comportare, questo sono le regole standard di tutti i dipendenti pubblici, non si deve soffermare, vabbè, noi lasciamo perdere questi qui, lo conosciamo, poi se non lo rispetta, o io non sono capace a fargli rispettare, questo è un altro discorso. Però voglio dire, è indubbio che un vigile l'educazione ce l'ha come bagaglio personale che gli viene da tutto, gli ha una cosa, quindi, allora, buon senso, io dico anche un'altra cosa, siccome noi siamo la cinghia di trasmissione dell'amministrazione, perché siamo all'esterno, noi il primo contatto che hanno con l'amministrazione, quindi si gioca sul vigile anche molto l'immagine dell'amministrazione, l'immagine del comune. Noi su certe cose siamo chiamati dalla Corte dei Conti, noi vigili d'Italia, signore, siamo chiamati anche a rispondere di danni erariali, di danni d'immagine, che poi si concretizzano, di danni d'immagine alla pubblica amministrazione, questo è un reato contabile diventa, tra virgolette. Cioè se uno con la sua azione crea all'immagine al paese, al comune, ma questo vale per tutti i dipendenti pubblici, anche un reato si chiama dal punto di vista contabile, noi ci siamo chiamati a rispondere, sì, un reato contabile, tra virgolette lo vogliamo mettere reato perché il reato è penale di solito, è un reato contabile, nel senso che possiamo essere chiamati se veramente la legge è colpa o sto dando veramente creare un documento al paese, no? Voglio dire, per esempio, se uno pubblica, un pubblico amministratore che ruba, che è corrotto, non è che far danno solo a se stesso o alle casse perché ha rubato magari 100 lire. Certo. Far danno di pace anche a tutto il paese, dicono guarda che il sindaco del comune Montepescone o il comandante,
un comportamento professionalmente valido, sobrio, conforme alle normative da parte del vigile. Oh, poi voglio aggiungere un'altra cosa, e su questo io lo richiamo ai vigili perché dico, ci tengo molto. La riconosce a me, credo se che poco ci dà il giorno. Io per la mia macchina personale, devo riportare un aneddoto così la cosa, io non mai, le puoi chiedermi, se mi dovrei fare il famoso permesso per parcheggiarla alta. Se lei viene qui sotto, vede che tra l'altro sono ben testimoni, io ho 37 anni di servizio, di cui 35 e 30 di comandante, se hanno visto mai le vado casi sporadici che può succedere l'emergenza, oppure se parlo, se loro alla mattina io vado a parcheggiare o parcheggio già all'ospedale, parcheggio lì, o parcheggio più veloce borghese, parcheggio, cioè non vedono mai la mia macchina, cioè ad esempio, io mi faccio un esempio, noi certe cose non ce le possiamo permettere, certo. No, noi certe cose non ce le possiamo permettere. Allora, io dico sempre, voi siete ad esempio, voi dovete comportare 5 volte meglio dell'altra persona, perché siete sotto gli occhi di tutti, quindi certe cose il vigile non se le può permettere. O in particolare, e credo che sia solo chiaro anche come cittadino, in un momento di crisi così, in un momento di crisi così, adesso, vedete, noi abbiamo parlato prima dello stipendio del vigile, adesso 100 più 100 meno, adesso non è che quello lì, però un vigile c'ha un posto sicuro, rispetto alla grande attuale c'è un buonissimo stipendio, che mi sa di dire queste cose. No, certo. C'è un buonissimo stipendio e un posto sicuro, tranquillo. 70% levato quasi, levato da una persona qui che viene da fuori, lavoriamo sul posto del lavoro, quindi ci abbiamo altre spese di produzione, quindi c'è del reddito in meno bello, certo. Non è il meno bello. Smontiamoci, quindi siamo a casa in bicicletta, la mattina 5 minuti siamo sul lavoro, quindi abbiamo tutta una serie di vantaggi. Certo. Che è un momento così critico, in cui ci sono tantissimi disoccupati, in cui l'Italia versa in quello che è, in cui voglio dire adesso che non stiamo anche a dilungarci, ma sotto gli occhi di tutti, comunque un momento, in questi momenti diventa particolarmente stizzoso e giusto, io lo guardo, tutti i giorni vedo questo qui, in questi momenti dobbiamo essere ancora comportarci meglio, perché quel cittadino che noi andiamo là, quel cittadino, quando vedi parla il buon senso, i rapporti con le persone, io sono vigile che fanno contravenzione, scusi se passa la parte là, sono vigili che fanno contravenzione e la gente li ringrazia, magari sono vigili che non è fanno niente di male, però vanno subito in contenzioso, quindi ci vuole anche sto buon senso, sto modo di approcciarsi alla persona, anche a livello psicologico. Certe volte io dico anche non bisogna mandarci un po' con la mano, non necessariamente voglio dire, deve scappare il vigile all'Alberto Sordi, non sa che sono io. Non sa che sono io, non sa questo, non sa cambi documenti e via dicendo. In questo momento dobbiamo mettere i prati, quindi un vigile deve essere anche un fine, storico, deve averci anche la capacità di mediazione delle persone, di anche di approcciare, perché tu devi capire che quando tu fai, non so piccola che sia la contraddizione, il giorno d'oggi, anche se hanno torto, comunque tu gli dici, se mi dai 36 euro, lo può dire una persona, dice, ma con la risposta che posso dare, dice, ma perché ha fatto la violazione? Ma non è così semplice, non mi piace a me ridurre le cose ai minimi termini così come le vogliamo ridurre. Io dico, questa contraddizione, una persona magari disoccupata, o un ciaffio che è una cosa, magari vede il bici che fa 36 euro, anche se ha troppo, però non lo dice. Gli pesano, mica non pesano il giorno dopo. Oppure, quello che io ho, magari vede, io a meno che sta vicenda lasciata, ma sicuramente non farà il vigile di però se dovessi vedere un vigile che sta al bar, che sta spaparazzato, che sta oppure sta conversando e via dicendo, magari che appunto lo vedono impegnato in cose private, in cose sue, allora in un momento così particolarmente che dici, io so quello,
verità per me. In questi momenti noi dobbiamo essere vicini al cittadino, ma vicini soprattutto, vicini con il nostro comportamento e con la nostra applicazione. Allora ecco, quindi si collega a tutto, vede? Cioè a tutto, non è fino a se stesso, cioè si collega al fatto che con una legge personale dobbiamo dare il doppio in questi momenti, no? Anche non abbiamo il personale, dobbiamo spostarci tre volte a fare lavoro, proprio perché non possiamo chiedere al cittadino di pagare ulteriori tasse per mettervi giù urbano in questo momento. Oh, quindi dobbiamo ancora impegnarci su questo discorso. Il nostro comportamento deve far sì che la gente non si senta violentata anche dal comportamento di persone che paga. Noi non siamo il privato, certamente il privato gli dice il padrone, ma però proprio perché allora in questo momento dobbiamo usare il nostro buon senso, tutto quello che possiamo mettere in campo per far sì di dare incontro al cittadino, sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i punti di vista. Questo non è quanto, io lo credo questo, lo credo sinceramente, lo predico, io capisco, io dico, dico sempre una cosa, quando un vigile è fuori, è indubbio che per la qualifica che riveste, per la divisa che porta, io dico sempre, mi permetta una riflessione verso Dio, lui risponde veramente, manca a me in quel momento, risponde a se stesso e al superiore, cioè non c'ha superiore, un vigile di strada non c'ha superiore. Non c'ha superiore che gli detta che fare, che non fare che cosa, nemmeno che lo controlla sul momento specifico, perché se lui aggiunge per forza non lo controlla. Quindi in questo contesto lui, chiedo scusa. Sì? Sì, si è occupato, lo dico subito. Sì. Quindi in questo contesto a maggior ragione si deve comportare bene professionalmente, deve sforzarsi a approfondire la conoscenza, la professionalità, la conoscenza, quindi tutto questo vuole fare in generale, che tutto contribuisce a un rapporto migliore col cittadino e in questo momento ancora torno a ripetere, ci batto tanto di ritenere su questo discorso, perché anche perché facciamoci dire, la gente ha messo di oggi osservazione che fa in questo senso. Quindi lei è a conoscenza di alcune polemiche che in questi giorni. Sì, adesso, ecco, no, io devo dire, io mi accorgo che questi momenti che passano la nazione sono acuiti o sono, prendete, ecco, magari le persone, sono di più le persone che mi si rivolgono a me chiedendo ragione del comportamento del vicino. Passa di là, se hanno dato una ragione. Certo, però nel momento che è stato stimolato questa abilità e ha richiamato il comportamento del vigile, non è detto che il vigile sbaglio, che ha sempre la ragione e la cosa, sì, però significa che c'è una, come si dice, nella società c'è qualcosa rispetto, non dico al vigile di Montecascone, ai dipendenti, in generale c'è qualcosa che riporta, lo troviamo tutti insomma su questo qui, no? È vero. Fra virgolette, anche qui virgolettiamo perché non voglio essere travisato, però le caste, fra virgolette, ci possono essere tanti diversi, poi è chiaro che quello delle caste, quelle lì, è chiaro che quello prende 600.000 euro, è chiaro che non possiamo mettere un lavoratore a livello della casta, però ecco, noi dobbiamo evitare di dare l'immagine della casta. Ecco, dobbiamo evitare, anche se non siamo una casta, e sinceramente non mi ci sento, né ci sente nessuno, parliamo chiaro su questo, che voglio essere ben chiaro su questo discorso, però siccome in questo momento la gente ci può percepire come tale, dobbiamo mettere in campo tutte le nostre, come si dice, tutte le nostre risorse per evitare che poi la gente possa pensare che noi siamo una casta di privilegiati, anche se una piccola casta di privilegiati, e non parlo manco tanto di vigili urbani, parlo anche di dipendenti pubblici, parlo di dipendenti pubblici, quando un cittadino vuole andare su allo sportello è uguale, non è che cambia poi, certo il vigile magari ci sono certe cose, su soldi, però lo sportello non cambia. Se tu da su vai allo sportello cittadino e trovi uno che
deve ringraziare, questa è la mia personale, io ringrazio veramente a me la comunità di Montefescone che mi ha dato la possibilità innanzitutto di farlo quello che mi piace, perché io avevo anche altre scelte e quindi ho già, e l'ho fatta proprio volontariamente, già da e primo per un po', no. Mi ha fatto fare una vita più che dignitosa, perché devo dire, più che dignitosa, quindi io non posso ringraziare anche per questo. E io ho cercato, spero, di aver dato qualche cosa, adesso parlo quasi come un resoconto della mia vita, ma ecco, non è ripeto, sono quasi alla fine. Spero di aver dato qualche cosa, spero di... Io ho cercato di mettermi a disposizione, cittadino, su questo qui, io sono stato sempre a disposizione, totalmente a disposizione. Non solo qui ma anche verso casa, mi telefono e squillo a qualsiasi ora, per qualsiasi cosa, anche per ufficio. Cercavo il territorio, però io come sempre ringrazio la cosa che mi ha dato questa possibilità. Adesso non voglio fare opera di modestia, spero di aver fatto un benino, io andiamo un benino, spero di aver fatto il mio lavoro benino. Su certe cose sicuramente sarò meglio di altre, per esempio ecco, su certe, magari soltanto, io ho cercato di dar meglio di me stesso su questo sì. E soprattutto mauro, per ritornare anche lì, perché anche io mi porto a terra, mauro che la gente non mi abbia visto mai in modo sportivo, come si dice? Ecco, questo mauro che questo non avvenga, non si è avvenuto nel corso di questi 30 anni che ci ho avuto la cosa. Io ho avuto tanto e comunque ho dato tanto perché io anche al di là dell'orario di lavoro, perché noi non siamo pagati se oltre i dirigenti, non sono pagati oltre, non ci abbiamo straordinari niente. Certo. Però se lei viene qui la sera, adesso un pochino meno perché comincia a essere richiesto, però se lei viene qui la sera, la cosa come io ho fatto per anni, ho dato il mio lavoro anche il pomeriggio, anche non avevo mai adattato, proprio per cercare soprattutto il lavoro, ho fatto il lavoro di conoscenza, il lavoro di approfondimento, il lavoro di... Oggi c'è. Torno a ripetere, io ho ricevuto tantissimo la notte, scuola e per la collettività. Sicuramente non ho dato, non ho dato tutto quello che mi è stato dato, però in qualche modo ce l'ho messa tutta per darlo, questo senz'altro, quindi su questo sono sicuro con la mia coscienza e sono sicuro anche io. Io ce l'ho messa tutta per darlo, quello, se ci sono riuscito poi mi dice lascio alla cosa. Sì, sincero, ringrazio anche perché no. Gli amministratori che nel corso di calcio ci troveranno anche dato fiducia in me, non è che è poco, perché non è che di solito io credo che adesso forse il comandante più longevo della Regione Lazio, sicuramente, cioè 30 anni di comandante, di solito non ce la fa nessuno, perché dico sempre, i comandanti sono in bilico, dico sempre, richiamo una canzone di Vasco Rossi, è in bilico sull'ordinario politico, noi siamo in bilico sempre, perché non sta anche il lavoro scomodo, parliamoci chiaro, è un lavoro anche che ci porta anche a frizione con l'amministrazione, perché è un lavoro particolare, spesso volentieri c'è... Molto delicato, sì. Sì, no, potremmo anche trovarci in situazioni dove denunciare l'amministrazione, quindi certo. È abbastanza delicato, sì, certo. Questo senz'altro, è abbastanza delicato, quindi un'opera di compromesso nel senso di una gestione positiva della cosa va fatta, ma... eccezione positiva della parola, non negativa, perché il compromesso in Italia è dato un vero, il compromesso è dato anche, può essere anche un risultato di una mediazione, di una diplomazia, di una sintesi, ecco il compromesso porta quella diplomazia, per il bene comune, non è che necessariamente il compromesso è fatto, dicevo il bene dell'Italia, perché il compromesso è necessariamente per fare qualche rosso, se invece no. E io, questo è tutto. Questa è un'opera continua che il comandante deve fare anche dentro le cose, quindi deve fare questo compromesso continuo con la... Cioè noi non stiamo mai fermi, voglio dire, noi siamo sempre, non possiamo mai adagiarci, è un compromesso continuo con tutto